era nell'aria come ve lo dicevo anche stamattina, ma è arrivato questo primo podio in Coppa del Mondo di Luca Daliprandini, che sa fare podio praticamente soltanto in casa, soltanto in Italia, perché dopo il podio della medaglia del mondiale di Cortina d'Ampezzo è arrivato quest'altro bellissimo secondo posto sulla pista delle piste, sull'università dello slalom gigante, insieme ad Adel Boden, ossia la Gran Risa, alla Villa, in Alta Badia. Brilla questa stella italiana con un Luca Daliprandini che comunque, appunto, non è una sorpresa, perché è frutto di un percorso in questa stagione cominciato molto bene, da Sölden in cui è arrivato ottavo, è arrivato quarto in Val d'Isère, è arrivato quinto ieri, e oggi arriva questo secondo posto, ma appunto è frutto del percorso che ormai Luca Daliprandini ha instaurato. Se nel finale della scorsa stagione, dopo il mondiale di Cortina, secondo me era anche subentrato un po' di appagamento, questa stagione veramente ha cambiato davvero dimensione e adesso è uno dei migliori in gigante, che si gioca sempre il podio, che si gioca sempre le posizioni di vertice, perché se andiamo a vedere, a parte Odermatt, Daliprandini è uno dei più costanti in gigante, sta sempre lì fra i migliori, sempre lì nelle primissime posizioni, ormai a giocarsi le posizioni di vertice. Veramente bravo, perché anche nella seconda manche non era semplice dal punto di vista psicologico, perché aveva un bel vantaggio su Schmidt, però quando si ha tutto questo vantaggio non bisogna neanche gestire troppo, bisogna sempre scendere aggressivi, sempre scendere con il fuoco dentro gli occhi, non ci si può assolutamente accomodare. Bravo, perché nella prima parte aveva già perso moltissimo e poi invece nella seconda parte ha tenuto molto bene. Certo è che in gigante adesso c'è un padrone assolutamente inscalfibile, che è Marco Odermatt, ma è un padrone ormai dello sci alpino maschile, direi, perché per la generale Pantereau è uscito assolutamente di scena. In questi due giorni ha disputato due giganti estremamente sottotono, e quindi non so se non credo che Pantereau resti in lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo, ma appunto io penso che la lotta non esista, perché Odermatt sta dimostrando una superiorità talmente evidente che è veramente difficile proprio da andare a contestare, perché lo svizzero davvero sta mostrando dei numeri di una costanza incredibile. Bravissimo Schmidt, perché anche lui se lo meritava il podio, perché stava sciando molto bene in gigante, ma chi anche si è ritrovato in questi due giorni è stato Kristoffersen, ed è un bene che lo sci alpino abbia ritrovato questa versione di Henry Kristoffersen, perché il norvegese, dopo Hirscher, sembrava essere l'erede designato. Così non è stato, perché evidentemente quel riferimento lo spingeva ad andare al 100% del suo potenziale, dopo non è più andato al 100% del suo potenziale. Però se ritroviamo un grande Kristoffersen come abbiamo visto in questi due giorni, magari non eccezionale dal punto di vista tecnico, però con una cattiveria agonistica, con una grinta pazzesca, e beh, abbiamo ritrovato Kristoffersen che, gigante slalom, può essere estremamente competitivo. Quindi veramente molto bene anche il norvegese. E per quanto riguarda gli italiani, la gara negativa di ieri di squadra è stata compensata oggi da una discreta prova, perché la 20ª posizione di Filippo Della Vite dimostra che questo ragazzo già in Coppa del Mondo può fare questi risultati. Franzoni penso arriverà, ma Della Vite sembra già pronto.
per fare questo tipo di risultati, quindi bene che anche questo giovane comunque sia già competitivo, bene che anche prenda punti fondamentali per cercare di avere un pettorale più favorevole, bene comunque anche Borsotti e Maurberger a qualificarsi per la seconda manche e ottenere un piazzamento nei primi 25. E poi vabbè ragazzi, ieri non ne abbiamo parlato, ma Sofia Goggia non si può più nascondere per la classifica generale. Ieri ha veramente disputato un Super G incredibile, ma come l'hanno disputato anche Elena Curtoni e Federica Brignone, ma Goggia veramente un po' come in discesa si è scatenata nell'ultima parte, ha lasciato le briciole alle altre. Penso che l'elemento fondamentale per la Coppa del Mondo generale per Sofia Goggia sarà il gigante. Gigante sarà veramente il vero ago della bilancia, che la farà pendere dalla parte di Schifrin oppure dalla parte della Bergamasca. Perché veramente Goggia è molto, molto, molto dominante ormai nella velocità. In discesa non ne parliamo, il Super G comunque è superiore a Schifrin. Se in gigante, per esempio, anche nelle prossime piste, già da domani a Courchevel, soprattutto poi a Maribor, riesce a difendersi, magari cercare di entrare nelle prime 10, addirittura nelle prime 5, allora diventa un obiettivo alla portata. Ovviamente è fondamentale poi continuare a fare il pieno dei punti come sta facendo in questo momento in velocità, perché a quel punto comunque diventa complicato batterla. Vediamo un po' poi nelle altre discipline se arrivano i favori da qualcun'altra, perché se in velocità Sofia Goggia comunque sta facendo il pieno di punti, non vuol dire che poi Schifrin lo debba fare nelle discipline tecniche, perché comunque in gigante ci può essere Bassino, ci possono essere Librignone, può essere Worley, ci possono essere delle avversarie assolutamente valide, la stessa Vlhova. E in slalom comunque Linsberger l'anno scorso ha vinto la coppa di specialità dello slalom, c'è sempre Vlhova, quindi assolutamente la competitività c'è anche in slalom, e quindi vediamo se Schifrin prenderà il massimo dei punti in slalom e in gigante, insomma vedremo un po'. Fatemi sapere un po' nei commenti che cosa ne pensate di questo finalmente primo podio anche in Coppa del Mondo di Luca Dei Prandini, che arriva appunto non a sorpresa, ma come giustamente ha detto lui in zona mista, come conferma di un percorso che lui ormai ha intrapreso proprio dopo l'argento che si è messo al collo a Cortina, perché ormai sta dimostrando gara dopo gara di poter sciare assolutamente in linea con i migliori. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una volta che vi piace il video, e a questo punto arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.